Buongiorno a tutti, friends, del vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo a fare le pagelle per la qualifica sprint del Gran Premio di Brasile. Una qualifica che sembrava in procinto di essere bagnata, invece è stata asciutta per la fin fine. Però sappiamo come il tempo in questo weekend è molto variabile. Certamente la variabilità non comprende la prima fila. Una McLaren tornata fortissima che ha monopolizzato le prime due posizioni. Ve l'avevo detto, vi avevo previsto un ritorno di Piastri nelle posizioni che contavano, era inevitabile. Ragazzi, siamo andati in pista dove la McLaren era forte, ma un po' meno del solito. Adesso si va verso le piste McLaren, ovvero questa qua, Interlagos, si va in Qatar dove la McLaren è fortissima. E ora c'è da soffrire, questo è il problema. Bisogna tenere botta. Chiaramente, se fa caldo, è una pista totalmente pro McLaren perché gestisce le gomme meglio della Ferrari. Abbiamo visto nella FP1 58 gradi d'asfalto. Se piove, i piloti Ferrari non è che sono così bravi, mentre Norris è a suo agio sul bagnato e torna forte anche Verstappen. Vediamo, non lo so. Francamente, prima di partire, comunque vi invito a iscrivervi a questo a tutti i miei canali. Se volete lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, l'aiuto e sostegno al canale tramite abbonamenti e donazioni. Ragazzi, c'è Patreon, potete abbonarvi a un livello di abbonamento molto basso, vedete tutti i video, le anteprime, i video specifici di qualsiasi argomento tratto sui miei canali. E vi ricordo Instant Gaming, se volete comprare i giochi scontati fino al 90%, le prevendite, le gift card, i DLC, gli abbonamenti, trovate tutto in descrizione. Allora, partiamo con Guanyu Zhou, voto 1, solita qualifica abbastanza anonima. Vedendo dove sta Bottas, Zhou poteva fare sicuramente di meglio e non l'ha fatto. Pilota ormai già con due piedi e mezzo fuori la Formula 1. Stroll, voto 2, malissimo lui, malissima la Aston Martin. Ma ripeto, vedendo dove sta Alonso, è chiaro che è proprio la macchina che non ha un gran valore quest'anno. I piloti con le macchine scarse possono farci ben poco. E purtroppo la Aston Martin quest'anno è un disastro. Tsunoda, voto 2 pure lui. Ma raga, vedendo dove sta Lawson, non ho capito che gli sta succedendo a Tsunoda. Boh, non riesco a capire. Mi puzza un po' la situazione, perché dato che la Honda ha iniziato a fare pressioni sulla Red Bull, fateci caso, per assumere Tsunoda e Red Bull, Tsunoda ha iniziato a crollare di prestazioni da Austin. Non si sa il motivo. La cosa a me puzza particolarmente. Esteban Ocon, voto 2, male pure lui. Male, vedendo anche qui dove sta Gasly, ci si aspettava sicuramente di più. Una Alpine che sta recuperando un po' di brio nelle ultime gare, però Ocon è rimasto sempre indietro. Alonso, voto 3. Ragazzi, do un voto in più semplicemente perché si è messo dietro Stroll, ma anche qua mi dispiace per Fernando, ma non siamo assolutamente ai livelli dove lui meriterebbe di stare. Io ve l'ho detto, comunque un pilota a una certa età perde, soprattutto in qualifica, e lo stiamo vedendo. Valtteri Bottas, voto 6, dai, gli voglio dare un bel voto. Visto che quindicesimo qua non era facile, è una pista che gli piace, però devo dire che oltre al quindicesimo posto c'è ben poco che si salva. Vediamo nella sprint se si riuscirà a avvicinare alla zona punti, ma Sauber è molto probabile finire il mondiale a 0 punti, se lo merita. Colapinto, voto 2. Fenomeno! FP1, 40 minuti a parlare di Colapinto. Spiegatemi voi come sia possibile che un pilota che esordisce in Formula 1, fa delle cose anche decenti, viene esaltato e, non lo so, osannato così. Non c'è una vera spiegazione, ragazzi. Io mi ricordo anche Lawson l'anno scorso che ha fatto più o meno le stesse cose di Colapinto. Venne reputato un buon pilota, ma non è che ora ogni minimo discorso che si fa, ogni 20 minuti di là, 10 minuti a parlare di Colapinto. Cioè, li avrà pagati a questi qua di Sky, perché non è normale, ragazzi. È una cosa folle, assurda. Qualifica di merda, è la seconda gara consecutiva che non si sta comportando benissimo, quindi già sta a finire a benzina a Colapinto. Come mai? Non era un fenomeno prima, non è un cesso oggi, bisogna vederlo su più gare, più stagioni per poterlo giudicare. Sergio Perez, voto 1. Disastroso lui, disastrosa la sua Red Bull. Ragazzi, c'è da dire poco. Perez fa quello che può fare con una macchina che non è assolutamente secondo le sue caratteristiche. Che può fare? Cosa può fare? Abbiamo visto la Red Bull demolire fior fior di piloti, quindi non è Perez il cesso totale, è la Red Bull che è una macchina scarsa. Ora, Perez non è un campione, ma secondo me già con la Racing Bull avrebbe fatto un mondiale migliore. Hülkenberg, ragazzi, Hülkenberg voto 5 perché un dodicesimo posto con la Haas non è che sia da buttare, però c'è anche da dire che
si è fatto battere ancora una volta da Bierman. Hülkenberg ultimamente le sta prendendo un po' da tutti e quindi francamente non è stata una grande qualifica, soprattutto contando che ha una macchina buona, soprattutto in qualifica, la Ferrari dell'anno scorso che fece la pole addirittura. È una macchina buona. Peccato, occasione persa, vedremo nella qualifica effettiva. Hamilton voto 2. Allora ragazzi, la Mercedes è quello che è, siamo d'accordo, assolutamente non si può dire nulla. È una macchina mediocre, però pure Hamilton sta facendo delle prestazioni non eccezionali. Secondo me si è un po' adagiato perché sa che ormai se ne va, che cambierà team, quindi se ne frega molto poco di quello che accadrà in Mercedes, ma non puoi pensarla così. Perché soprattutto noi tifosi Ferrari, ragazzi, vedendo Hamilton ultimamente, ci stiamo preoccupando. Io dico, bisogna essere fiduciosi perché Hamilton comunque è un pilota, è un campione, quindi in Ferrari può fare discretamente bene. Però l'Hamilton migliore ce lo siamo persi, soprattutto in qualifica, ragazzi, è quanto più lontano possibile dall'Hamilton che faceva 100 pole position. Bierman, voto 8, bella prestazione, peccato che poi mi hanno cancellato il tempo perché ha fatto il track limits. Io non mi ero manco accorto che non c'era Magnussen, sostituito degnamente. Decimo posto è buono, domani deve cercare di entrare nei primi 8 per prendere i punti. Ottima prestazione, però vedete, io di Bierman non sento parlare così come si parla di Colapinto, nonostante Bierman ha fatto delle grandi gare quest'anno. Solo Colapinto, perché c'è il cognome italiano? Giustamente lo vogliono far passare per italiano quando lui è tutto tranne che italiano. Ottima prestazione di Bierman, vediamo se in gara si riuscirà a confermare, perché poi tra la qualifica e la gara ci sono due mondi diversi. Albon, voto 8 pure per lui, ottima qualifica con una Williams che in mano a lui sta facendo bene. Dopo gli scempi, sia nelle prove libere che in gara in Messico, vediamo se Albon finalmente in questo weekend riuscirà a dare seguito a una bella prestazione, a prendere i punti, perché quello gli serve alla Williams. Lawson, voto 8 pure per lui, tripletta di voti 8. Mi è piaciuto, bella qualifica, si sta comportando bene, si sta meritando la Red Bull, sì, spero per lui che non ci va perché se va in Red Bull lo tritano direttamente, però devo dire che ha fatto un'ottima qualifica, si sta comportando bene, sta dimostrando di essere un ottimo pilota, certamente secondo me anche il team dietro le spalle lo sta valorizzando molto a discapito di Tsunoda, che era velocissimo fino a due giorni fa, ma è diventato un UCS Tsunoda, non ci posso credere ragazzi, non è accettabile. Pier Gasly voto 9, beh ragazzi, non si può dare un voto diverso. Gasly ha fatto una qualifica pazzesca, settimo, rimandando quelli dietro, tipo Lawson a più di 3 decimi. Qualifica pazzesca. Peccato che Gasly ha fatto una stagione molto al di sotto delle sue aspettative e delle sue potenzialità. Un pilota forte, un pilota che ha dimostrato già in passato di essere uno dei piloti migliori. Nelle ultime gare si è svegliato, sta facendo le prestazioni di tutto rispetto e speriamo per lo spettacolo generale che Gasly torni presto forte. Se Alpini darà una macchina all'altezza, perché per quello è il discorso, eh. George Russell, voto 6. Raga, che devo dire? Prestazione decente, ma male lui, male la Mercedes. Non so che dire. Contando che 2 anni fa qua Russell vinceva. Aveva illuso la Mercedes nelle prime prove libere, poi si è sfaldata come sempre. Non lo so. Secondo me faranno la danza della pioggia, perché se piove sia Russell che Hamilton tornano fortissimi, eh. Però se è asciutta è un casino. Casino perché la Mercedes non c'ha proprio il passo, è una macchina nervosa. L'abbiamo visto le ultime gare, una macchina nervosa che poi porta i piloti alle volte a fare degli errori. Sainz, voto 6. Mi aspettavo di più. Non perché il tempo sia pessimo, Se andiamo a vedere, ragazzi, sta a un decimo da Leclerc. Un nulla. Però, vedendo il trend delle ultime qualifiche, mi aspettavo Sainz là con Leclerc. Anzi, addirittura uno dei due me l'aspettavo in prima fila. Partire terzi e quinti in una sprint non è facile, perché se non guadagni nulla al via poi devi soffrire, perché la gara è corta e magari i primi due scappano. C'è Verstappen in mezzo che ti può rompere le balle. Da Sainz mi aspettavo assolutamente di più. Era una Ferrari che gli poteva permettere di fare il quarto posto. Così non è stato, dispiace, però ragazzi parliamoci chiaramente. La gara è domani e se Sainz nella sprint fa una bella prestazione, tutto quello che ho detto me lo rimangio. Oggi non è accettabile. Una qualifica appena sufficiente. Verstappen, voto 7. Ha fatto una buona qualifica. Anche lui a 4 decimi quasi da Piastri. Sintomo che la Red Bull anche qua è quella che è. Certamente, ripeto, Verstappen può fare una grande sprint perché comunque c'ha un missile in partenza e potrebbe attaccare Leclerc.
penso che Leclerc si riuscirà a riprendere la posizione. Il problema è che se il tempo piove, se il tempo pioverà, sappiamo che Verstappen può dire la sua, perché sul bagnato è probabilmente il pilota più forte, quindi è pericolosissimo. Se parte là, però aspettate, 5 posizioni in griglia, io voglio capire dove le sconta. Beh ragazzi, se le scontasse nella sprint sarebbe fuori da ogni gioco, se la sconta in gara, nella sprint si può giocare un grande risultato se piove. Se è sereno, secondo me non ci arriva a podio. Leclerc, voto 7. Ragazzi, voto 7 perché ha fatto un bel giro, però mi aspettavo qualcosa di più da lui e dalla Ferrari. Mi aspettavo almeno che un pilota Ferrari si frapponesse fra le due McLaren per dargli un po' di problematiche in più. Non ci siamo riusciti. Comunque Leclerc è terzo, può tentare di attaccare, però parliamoci chiaro, ragazzi, la McLaren su questa pista sembra essere su un altro pianeta. Se piove sappiamo che Leclerc è molto tendente all'errore. Se sarà asciutto deve gestire le gomme, perché se è asciutto, ragazzi, fa caldo, A meno che non è cielo coperto e là possiamo usufruire un po' come in Messico di una gestione migliore. Lando Norris, voto 8. Buona prestazione, però ha asfaltato Piastri nelle ultime gare, ci doveva provare anche oggi. Comunque sta là, vedremo, perché magari il team gli darà anche un ordine di scuderia a Piastri, speriamo per lui, perché se lo merita. Di un niente dietro Piastri, però poteva fare qualcosa in più. Piastri voto 9, bel risultato, ma con la macchina che c'ha è un risultato tutto assolutamente dovuto. Si è ripreso, l'avevamo previsto, ve l'avevo detto che Piastri sarebbe ripreso, perché era inevitabile, e quindi adesso dobbiamo fronteggiare questa furia della McLaren con ben due piloti, e sono i favoriti sull'asciutto e sul bagnato. Sul bagnato vedo meglio Norris che Piastri, sull'asciutto li vedo là tutti e due insieme, molto veloci, provare a scappare. Vedremo cosa accadrà. Il migliore della giornata io lo voglio dare a Gasly oggi, perché veramente ha fatto una qualifica mostruosa. Per la macchina che c'ha, potevamo dare a Piastri, ma lo voglio dare per una volta o un altro. Peggiori, assolutamente, Alonso e Hamilton. Da due campioni del genere ci si aspetta qualcosa di più. Ciao, voglio.